Fratelli carissimi, il Vangelo di oggi ci aiuta tantissimo a entrare in questa settimana, perché è di una concretezza disarmante. Sì, fratelli, è veramente concreto il Vangelo di oggi. Ci parla di ciò che è il nostro pane quotidiano, le relazioni. Le relazioni più vicine. Gesù parla di amici, Gesù parla di conoscenti, di parenti, Gesù parla di tua moglie, di tuo marito, di tuo figlio, di tua nipote. Gesù parla dei tuoi parrocchiani, dei fratelli che stanno con te nella stessa comunità cristiana, nella missione. Gesù oggi ci parla di queste relazioni ed è meraviglioso perché ci aiuta tantissimo a scoprire una volta di più. Ma è bellissimo perché oggi, proprio alla soglia di questa settimana, dopo aver celebrato la domenica, dopo aver passato con lui questo Shabbat, anticipo del cielo, fondamentale questa cosa, cioè anticipo della vita celeste, dopo aver celebrato il culmine, la fonte della nostra vita cristiana e quindi umana, autenticamente umana, entriamo in questa settimana, entriamo nella difficoltà, nelle sofferenze, nelle ferite, no? Cioè, negli scontri, negli incontri, nel dolore, sì, nel dolore, nella fatica che spesso suppongono le relazioni che intrecciamo ogni giorno, nelle quali siamo chiamati, alle volte obbligati ad entrare. Bene, il Vangelo di oggi è una luce potente, ma è una luce consolatoria, è legata al Vangelo di sabato, sui primi posti, cioè sul entrare nella verità, nella realtà. E dice attento a come inviti le persone, cioè attento a come inviti le persone a entrare in relazione con te. Cioè, sapete che invitare a un banchetto, invitare a mangiare, è una cosa molto, molto seria, cioè è il segno di un'intimità, A Roma si dice, e che c'ho, ho mangiato mai fagioli con te? Cioè, ho mai mangiato qualcosa con te io? Allora, per significare proprio la intimità, no? C'è una relazione stretta, intima. Dicono gli spagnoli, la intimità, la confianza da asco, cioè la confidenza da schifo, fa schifo, cioè fa vedere lo schifo che c'è nelle relazioni, perché chiaro, più vado vicino a una persona, più entro nell'intimità con la persona e più la persona ha difficoltà a nascondersi, no? Per questo la perfetta comunione si dà in due sposi che si uniscono nella perfetta e completa nullità. Perché? Perché non hanno più niente da nascondersi, va bene, ma questo che è il culmine, il top di ogni relazione, ma che si compie in un'altra forma in tutte le relazioni, dalle più intime alle più, diciamo, superficiali o lontane o periferiche, suppongono sempre un lavoro, un lavorio, no? Dei sacrifici, eccetera. Bene, il Signore dice attento a come fai entrare nella comunione, nella intimità con te le persone, attento a come ti avvicini alle persone, attento perché potresti irretirle, potresti sedurle, potresti accalappiarle, potresti ingannarle con la morbosità. Perché se tu sei schiavo, se non sei libero, se aspetti un contraccambio, ogni relazione sarà viziata alla radice, sarà corrotta, puzzerà. E alla fine ti darà tanta sofferenza. Alla fine la tua affettività malata, la tua morbosità, la tua carne, si rivelerà un boomerang. E starai male, eh? Mamma mia quanto starai male. Le relazioni ci sfiancano, perché sono normalmente schiave, sono normalmente incatenate alla morbosità, alla attesa spasmodica di essere della considerazione del contraccambio, del prezzo che tutti devono pagare per ciò che tu fai per gli altri. Una madre, dai su, guarda un po' quanto è gratuita
la tua relazione con i tuoi figli, con tua figlia, con tuo figlio, guarda, guarda, con tuo marito, guarda, cosa ti aspetti oggi, questa settimana, da tuo figlio, da tua figlia? Gli laverai i panni, cucinerai, eccetera, metterai a posto la sua stanza, cena, pranzo, colazione, cena. Tu che vai al lavoro, tu che metti lì costantemente sacrificio su sacrificio, per l'altro, per la famiglia, per la missione, per la parrocchia, che cosa ti aspetti? Perché possiamo tranquillamente passare questa settimana aspettandoci qualcosa, aspettandoci una ricompensa, qualcosa che compensi una volta, due, tre, quattro, cinque, le nostre perdite, i nostri sacrifici, il nostro dissanguarsi, le emorragie, le nostre emorragie affettive. Perché è di questo che, no, parliamo, che abbiamo come questa emoroissa, che era 12 anni, che aveva questo flusso di sangue e non si sapeva come curarla, come fermare, come bloccare questo flusso. È stato necessario per lei l'incontro con Gesù Cristo, come è necessario per noi avere un incontro serio e profondo con Gesù Cristo, che sani questa emorragia, questa perdita di vita, che significa gettarla via senza davvero ottenere nulla, cioè buttare via la vita, buttare via il sangue per ciò che non vale, per cui non vale la pena di buttarlo via, per cui non vale la pena di sacrificarsi, nel senso che se tu aspetti dall'altro la vita, se tu aspetti dall'altro ciò che l'altro non può darti, perché è un povero, un cieco, uno zoppo, perché è un malato, perché è uno che non ha, esattamente come te, fratello mio carissimo, siamo tutti dei terremotati. L'altro giorno, ieri, stavo, quando è arrivata questa scossa forte che ha distrutto ancora di più, ha fatto crollare a Norcia, in altri posti, no? Portando ancora devastazione fisica, ma soprattutto devastazione interiore, sommando paura a paura, angoscia ad angoscia, stordimento a stordimento, no? Paralisi, questa paralisi che ti manca la terra, no? La terra che è il tuo sostegno, la terra che è ciò su cui tu posi i tuoi piedi, posi la tua casa, posi le tue sicurezze, deponi, fondi le tue sicurezze, questa crolla. Allora, quando crollano le fondamenta, dice il Salmo, il giusto che cosa può fare? Vedete, fratelli, per me è stata una catechesi molto forte, anche soltanto quei pochi, neanche 30, 40, 50 secondi, no? Ma il terremoto è durato e queste scene che si ripetono, ahimè, spesso, ultimamente, che cosa ci dicono? Ci dicono che non possiamo continuare a vivere così, invitando le persone che possono darci un contraccambio, cioè fondando la vita sul nulla, fondando la vita sulla menzogna, fondando la vita su ciò che non è solido, su ciò che non può saziarci, su ciò che non ci può ricompensare. Perché sai che cosa c'è? C'è che tu vali infinitamente, cioè ciò che può ricompensare, cioè ciò che può compensare la tua vita, il tuo valore, è qualcosa perlomeno di pari valore tuo. Ed è l'amore di Dio, solo l'amore di Gesù Cristo, solo l'amore di Gesù Cristo può compensare. Allora è l'incontro con Cristo che sana alla radice questa perdita di sangue inutile, questa perdita di sangue che ti fa veramente morire, che ti fa ogni volta più vuoto, con questa anemia spirituale, morale, interiore e anche fisica, questa spossatezza. Qualcosa che sia più forte del più forte terremoto che può arrivare alla tua vita, che può giungere e bussare improvviso alla tua vita. Allora,
Interessante, perché c'è una beatitudine, dice il Signore oggi. C'è una beatitudine che ti aspetta. Lo dico, ma se c'è qualcuno che ascolta dalle zone terremotate, ma tutti siamo terremotati, quindi anche se non c'è un terremoto fisico, cioè di questi che stanno adorando l'Italia centrale, terremoto interiore, tuo marito se n'è andato, tua moglie, non so, una malattia, qualcosa di improvviso che è venuto a visitare la tua vita. Ecco, tu puoi essere beato, c'è una beatitudine che ti aspetta, e sai qual è? Quella che il mondo neanche può supporre o immaginare o fantasticare esista. La beatitudine di chi invita nella propria intimità, cioè di chi invita a vivere nella propria vita, cioè a entrare nella propria vita, di chi apre il suo cuore a chi non ha nulla, a chi non può dargli nulla. Capito? È incredibile, non so, no, voglio essere brevissimo perché, però è che qui è una cosa impressionante, è meravigliosa, questa giornata non c'è una nuvola in cielo, mi trovo in un ritiro, qui alle porte di Roma, con la mia comunità, con la quale sono cresciuto, da ormai quasi 40 anni, veramente sono consolatissimo in questo giorno, e c'è un cielo bellissimo, un cielo terso, si vede tutta Roma a perdita d'occhio, fino al mare, che c'è un po' di venticello del nord, un po' di tramontanina che pulisce, ma è un tempo stupendo, meraviglioso, gli odori, questo è un anticipino di paradiso, eppure questo paradiso può essere spazzato via in un secondo da una scossa che per la terra non è nulla, è come un colpo di tosse breve, per noi che siamo sulla superficie terrestre è qualcosa di devastante. Bene, a me oggi arriva questa parola, a te arriva questa parola, puoi essere beato. Beato vuol dire sposarti con quel ragazzo di cui hai scoperto una cosa, a parte che è carino, che c'ha l'occhio, che c'ha, che è simpatico, che dice le cose, o che è insopportabile, c'ha un carattere, quello che sia, una cosa hai scoperto, la cosa più importante. Per questo lo puoi invitare a casa tua, cioè lo puoi invitare nella tua intimità, per questo puoi giocarti la tua vita con quella ragazza con la quale sei stato fidanzato e puoi decidere di sposarti perché hai scoperto una cosa e lo puoi accogliere, puoi entrare nella sua vita, puoi entrare nella sua carne. Nel momento in cui ti sposi e metti completamente la tua vita nelle sue mani, e lei mette la vita nelle tue mani, e lui mette la sua vita nelle tue mani, attraverso un sacramento, attraverso la Chiesa, allora hai scoperto che cosa? Che non può darti nulla, che non può darti, non può ricompensarti. Hai capito che il cammino è uno solo, amare gratuitamente. Amare gratuitamente, quello è il segreto della felicità del tuo matrimonio, perché è sposato, perché è prete lo stesso, il segreto della felicità mia, di prete, in missione, con una comunità, con quella, è solo una, darmi, senza aspettare nulla, cioè invitare chi non mi può dare nulla, perché è beato quello che non riceve nulla dagli altri, quando il mondo dice il contrario, quando la carne esige altro, quando il nostro affetto esige altro, perché? Da tuo marito, da tua moglie, tu esigi altro, vuoi essere considerato, vuoi che l'altro si ricordi di te. Perché? Perché dovrei invitare un cieco che non capisce che sono bella, che mi sono fatto la nuova permanente? Un cieco, devi invitare un cieco, non si accorge che ti sei messa l'ombretto nuovo. Un cieco non vede che gli sforzi che stai facendo per farle piacere. Un sordo non ascolta le parole che tu gli puoi dare. Un muto non può dirti una parola, non può dirti neanche grazie. Un malato ha solo bisogno di essere uno zoppo, uno storpio, uno che non può camminare, non può, solo deve essere aiutato, non può correre dietro a te, non può. Allora perché io dovrei invitare questo? Perché dovrei invitare questa parte di mia moglie cieca, questa parte di mio marito sordo? Perché? Perché hai fatto l'esperienza che Cristo ha invitato te sordo, cieco, zoppo, muto, malato, quando non potevi dargli nulla. Ieri, domenica, hai celebrato l'Eucarestia ed eri parte di questa assemblea cristiana di ciechi, zoppi, muti, ai quali Cristo è venuto ad annunciare il regno, il Vangelo del regno, l'anno di grazia, la salvezza, ai poveri
è annunciato il Vangelo di Dio, è arrivato il Messia, ai poveri, a quelli che non hanno nulla da ricompensare Cristo, non possono dare nulla a Cristo. Tu che cosa posso offrire a te, Signore? Alzerò la coppa di salvezza, appunto solo questo, cioè la benedizione, cioè dirti, ma com'è possibile che mi hai amato così? Com'è possibile che continui a amare me, che mi dimentico di te? Che pecco, capito? Che mi dimentico, non solo mi dimentico, ma ti inchiodo alla croce. Altro che ricompensa. Io ti ho ucciso, ti uccido costantemente, tu ti doni a me. Questa esperienza nella comunità cristiana è ciò che fa di noi una creazione nuova. Questa esperienza di essere invitati senza diritto, senza capacità di pagare un euro, un centesimo di euro, nulla, per quel banchetto infinito, che è la vita stessa di Dio attraverso i sacramenti, attraverso la parola che la Chiesa ci proclama, ci predica, ci spezza. Hai dato qualcosa mai tu? No, io no, io ho dato... No, ma questo è l'amore incomprensibile di Dio. Questa è la follia dell'amore divino che viene a te. Questo incontro ferma il flusso di sangue dell'emorroissa. Questo tuo flusso di sangue pieno di mormorazione, pieno di esigenza verso gli altri. Io ho fatto questo e tu non ti dico... No, quante madri, mamma mia. Vabbè, no, cambia tutto. Tu sei stato amato gratuitamente. Tu sei amato istante dopo istante gratuitamente. Questo ti trasforma in gratuità, questo trasforma il tuo cuore, ti mette al tuo posto, che è legato al Vangelo, no? Di sabato, ti mette lì, dice io tutto lo ricevo, come posso io esigere da mio marito, da mia moglie? Ma è normale, io sono peggio di lei, o come minimo come lei, come lui. Io, tutti e due abbiamo ricevuto gratuitamente da Cristo. Allora l'unica cosa è essere colmi di Cristo, la beatitudine è Cristo. La nostra ricompensa è Cristo, è l'unico adeguato al nostro bisogno infinito, il nostro bisogno implacabile, inestinguibile, la nostra sete inestinguibile. Capisci? Lo stesso che vive e sperimenta tuo marito, tua moglie, i tuoi figli. Allora è Cristo che riempie la fame di tuo figlio, il bisogno di tuo figlio, il desiderio di ricompensa di tuo figlio, il desiderio di pienezza di tuo figlio, è Cristo, non sei tu. Allora lo inviti dove? Alla tua vita, alla tua intimità, perché? Perché c'è Cristo. Perché nella tua intimità c'è Cristo, perché tu sei pieno di Cristo, perché tu sei vivo, vivi per Cristo, vivi in Cristo, nella tua vita è Cristo, allora puoi, ecco, questa è la vita alla quale il Signore ci chiama, questa è questa settimana, questo è il principio, è il cammino per vivere relazioni libere, sane, libere, non morbose, non queste relazioni di fidanzati terribili. A tornare a Cristo, Cristo, scegliere, chiedere a Cristo, mettersi in ginocchio davanti a Cristo, sperimentare il suo perdono, confessarti, pregare, aprire la scrittura, chiedere a Cristo, andartene, tu stai in un problema con la tua fidanzata, vai da Cristo, vattene a messa oggi, vattene a messa domani, ricevi il suo corpo, dice dammi tu quello che io vorrei, che voglio dalla mia fidanzata, dammi tu quello che io voglio dal mio marito che se n'è andato, mi ha tradito, dammelo tu. E mangia quel corpo, bevi quel sangue, mangia, apri il rosario, comincia a pregare il rosario, mamma, gli dice alla Vergine Maria, portami a tuo figlio, portami dal mio sposo, che lui mi riempia perché io non ce la faccio più, non riesco a essere casto, non riesco a obbedire, la frustrazione nella missione mi fa terribile, mi fa sempre nervoso, esigo dalla famiglia che sta con me, esigo costantemente, ecco. Questa è la vita cristiana, questa è questa settimana. Cristo che colma la tua vita di un amore impressionante e ti fa libero, per cui tu puoi donarti, puoi sposarti, puoi vivere il matrimonio, puoi vivere il ministero, puoi vivere in un convento di clausura, puoi vivere la tua vecchiaia, puoi vivere ogni cosa nella libertà, cioè offrendoti senza aspettarti nulla perché tutto l'hai già ricevuto, non ti aspetti nulla perché tutto l'hai già ricevuto in Cristo, sei libero. Buona domenica, buona settimana con Cristo.